Sì, sta partendo. Vai. Bene, buonasera. Allora, diciamo, mi accingo all'ultima di quelle delle mie relazioni di questo ciclo e che ho voluto, diciamo, orientare in maniera specifica su una questione che secondo me non solo è centrale, ma sta anche bene in fondo a questo serie di incontri che abbiamo fatto, in quanto è una questione che si presenta come straordinaria, ma in realtà è una questione che sta diventando sempre più ordinaria nello sviluppo delle crisi che si manifestano come crisi finanziarie negli ultimi anni, cioè negli ultimi 12-13 anni, in maniera ripetuta. Quindi ho focalizzato questo intervento sul programma di acquisto, sul cosiddetto quantitative easing, il programma di acquisto di politica monetaria, diciamo, straordinario, eccezionale, non convenzionale, e nell'ambito della crisi della deflazione. Chiaramente lo scenario in cui questo avviene è sempre lo scenario della crisi e della deflazione. Questo lavoro l'ho suddiviso in tre parti. Una prima parte che esamina i programmi di acquisto di attività finanziarie, cioè i programmi di Asset Purchase Program e il Pandemic, il programma pandemico PEP, e poi i tipi di prestiti speciali. Poi ci sono le conclusioni, in cui io ritengo che sono conclusioni legate a questo circuito finanziario, che spero di riuscire a mettere in evidenza, in quanto alcuni nessi, diciamo, possono essere ricostruiti soltanto attraverso proprio, secondo me, lo studio dall'interno proprio di questi meccanismi di acquisto, soprattutto di due programmi, due su quattro. Partiamo con il programma di acquisto di attività finanziarie. Intanto, in politica monetaria, con allentamento quantitativo, alleggerimento quantitativo, o usando l'espressione inglese quantitative easing in sigla QE, si designa una modalità non convenzionale in cui una banca centrale interviene nel sistema finanziario di uno o più stati per aumentare la moneta a debito in circolazione. In sostanza, è il processo con il quale si fabbrica moneta da parte delle banche centrali, nel nostro caso da parte della BCE, o meglio, è più corretto dire da parte dell'eurosistema, cioè dal sistema della Banca Centrale Europea e delle banche centrali nazionali, perché molte di queste operazioni poi le svolgono le banche centrali nazionali, ovviamente come braccio della BCE. Allo scopo di acquistare e così grandemente aumentare la quantità di titoli cartolarizzati da banche, stati e imprese, in tal modo incrementarne artificialmente il valore. Infatti, la premessa, un po' il richiamo che io faccio in questo incontro, è proprio al precedente in cui si era parlato della cartolarizzazione. Il meccanismo, vedremo, è analogo, salvo un programma in cui è un po' diverso, ma non molto, gli altri analogo. Quindi siamo sempre nel tema. In tema di questo meccanismo centrale della finanza e della finanziarizzazione, che è la cartolarizzazione, la trasformazione di una serie di attività e di crediti in particolare, ovvero la trasformazione in titoli, cioè la trasformazione la creazione di titoli con un certo sottostante di vario genere. Allora, riprendendo il discorso, questo processo con cui si fabbrica moneta è fatto a vari scopi. Intanto, il quantitative easing è stato introdotto prima in USA e poi in UE a seguito della crisi subprime, per presto diffondersi su vasta scala, ed è stato economicamente ampliato nel suo aspetto quantitativo fino ad aggiungere valori ineguagliati nel corso della crisi pandemica. Si è trattato finora, e ne vedremo a breve le dinamiche, di una risposta finanziaria, più finanza alla crisi.
La crisi che si è manifestata come crisi finanziaria, le sue dinamiche sono comunque non finanziarie, almeno le condizioni esterne che l'hanno determinata. Comunque la crisi finanziaria ha una risposta fin dal 2008, una risposta di più finanza. Ai problemi della crisi e della riproduzione reale si è risposto con l'espansione finanziaria. Modestissime sono le ricadute economiche del quantitative easing. Quindi la crisi, la deflazione, l'instabilità finanziaria, i rischi di credit crunch, cioè di blocco o di riduzione del credito. Per affrontare questa situazione aggravata dalla pandemia, la BCE ha prolungato e ampliato un programma straordinario, incominciato negli anni successivi alla crisi dei subprime. Due sono i programmi di acquisto di attività finanziarie attualmente in essere: l'APP, l'Asset Purchase Program, e il PEPP, Pandemic Emergency Purchase Program. Parliamo ora del programma di acquisto di attività finanziarie, noto con l'acronimo di APP. La forte deflazione che ha accompagnato la crisi, la grande crisi cominciata nel 2008 con i subprime e proseguita con quella del debito sovrano in Europa, ha spinto le banche centrali a interventi di politica monetaria non convenzionale. Tagliati a zero i tassi di interesse, serviva una nuova strada per portare avanti una politica monetaria espansiva in grado di rivitalizzare l'economia globale. Nasce il quantitative easing. Lo battezza così l'allora presidente della Fed, Ben Bernanke, adottando il termine impiegato per la politica monetaria di questo tipo dal Giappone fra il 2001 e il 2006. La forte deflazione, si diceva, che accompagnò la crisi dei subprime, accentuata dal crollo dei prezzi del petrolio, creò le condizioni per avviare anche in Europa le manovre non convenzionali già realizzate negli USA. A inizio del 2015 il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi annunciò un'espansione del programma di acquisto di asset, l'Asset Purchase Program, che diventerà il Quantitative Easing europeo. Formalmente esso è un arricchimento del piano d'acquisto di ABS, Asset Backed Securities, denominato ABSPP, e di quello di acquisto di Covered Bond, che sarebbero obbligazioni bancarie garantite, denominato CBPP3, lanciati entrambi nel 2014. Nell'ambito dell'APP, Asset Purchase Program, l'Eurosistema conduce quattro programmi di acquisto di titoli pubblici e privati. Il terzo programma, perché due erano stati realizzati in precedenza, di Covered Bond Purchase Program, che è già diciamo vigente dall'ottobre del 2014, relativo all'acquisto di obbligazioni bancarie garantite, covered bond, frutto di cartolarizzazione. Poi c'è l'Asset Backed Securities Purchase Program, dal novembre 2014, per l'acquisto di titoli emessi in seguito alla cartolarizzazione di prestiti bancari. Poi c'è il settore Public Sector Purchase Program, che sarebbe relativo del 15, nasce il 15, per l'acquisto di titoli emessi da governi, regioni, enti locali, agenzie pubbliche situate nell'area euro, anche se ha dei precedenti comunque. Diciamo che la connotazione attuale è quella del 2015. E poi infine c'è il corporate, cioè il programma che riguarda l'acquisto di titoli obbligazionari e da marzo 2020 commercial paper emessi da società non finanziarie dei paesi dell'area euro. Il programma di acquisto di attività finanziaria, APP. Il 12 settembre del 2019 il Consiglio Direttivo della Banca Centrale decide che gli acquisti netti, cioè gli acquisti detratti i rinnovi di titoli già in possesso, quindi gli acquisti nuovi, diciamo, quindi vengono chiamati acquisti netti, gli acquisti netti sarebbero stati riavviati nell'ambito del programma a un ritmo mensile di 20 miliardi euro, cioè di euro, 20 miliardi al mese di acquisto di titoli nuovi. Fermo restando che i vecchi in questa situazione
in passato in parte, adesso fino al 23, i nuovi saranno reinvestiti, nel senso che non è che alla scadenza la BCE li mette su, chiede rimborsi, li rinnova, insomma. Ecco. Quindi dicevamo che nell'ambito di questo programma è stato deciso un acquisto di mensile di 20 miliardi di euro di titoli, principalmente per contrastare la bassa inflazione del medio periodo. A decorrere dal 1 novembre 2019, il Consiglio direttivo si aspetta. Riporto proprio quello che fu la deliberato, che durino a lungo, se necessario, per terminare poco prima che il Consiglio direttivo inizi a innalzare i tassi di interesse chiave della BCE. Praticamente non c'è una scadenza determinata per questo programma dei 20, di acquisto di titoli 20 miliardi al mese. Nel marzo dell'anno scorso, all'inizio proprio della pandemia, la dote aggiuntiva temporanea fu aggiunta una dote aggiuntiva di 120 miliardi, decisa come primo intervento d'emergenza per la pandemia, la quale si è esaurita comunque nel 2020 e non è stata rinnovata perché nel frattempo è arrivato il piano pandemico. L'ammontare complessivo degli acquisti con il programma di acquisto di attività finanziaria dal marzo 15 è di circa 3.000 miliardi. Il capitale rimborsato sui titoli in scadenza continuerà ad essere reinvestito integralmente per un lungo periodo di tempo, oltre alla data in cui il Consiglio direttivo inizierà ad aumentare i tassi di riferimento chiave della BCE e comunque fino a quando sarà necessario. Questo è importante, questa suddivisione dei rischi, perché in base a questa, diciamo, poi vengono redistribuiti i dividendi e alcuni, soprattutto l'acquisto di titoli del debito pubblico, come vedremo subito, prestissimo, sono a carico totale della banca del paese. Per esempio, titolo pubblico italiano come rischi a totale carico di Banca d'Italia. I rischi sui titoli acquistati nell'ambito dei programmi menzionati sono condivisi fra le banche centrali nazionali, in base al principio che abbiamo già incontrato della chiave capitale, capital key, cioè in base alla quota di partecipazione delle singole banche centrali nazionali al capitale della BCE, ad eccezione di quelli connessi con i titoli di Stato, oppure emessi da amministrazioni regionali o locali e acquistati dalla banca centrale alle banche centrali nazionali nell'ambito del piano pandemico, del piano per l'acquisto di titoli pubblici, che rimangono in capo alle singole banche centrali acquirenti. I titoli acquistati, quindi non c'è una ripartizione in base alla partecipazione, ma qua è un completo accollo da parte della banca centrale del paese. Naturalmente questo riguardava e si guardava all'epoca soprattutto all'Italia, insomma, al suo debito pubblico. Qua c'è una particolarità un po' tecnica, cioè che sono caricati, sono iscritti in bilancio al costo ammortizzato, cioè le perdite durevoli di valore, cioè al di là delle oscillazioni giornaliere, vengono, diciamo, ammortizzate, cioè il valore viene messo il valore netto al netto dell'ammortamento, in modo da evitare che ci siano in questi titoli acquistati che abbiano, diciamo, una certa volatilità oppure un mutamento di valore consistente. Quindi il valore di bilancio del portafoglio non risente delle oscillazioni dei prezzi di mercato successivi agli acquisti, o risente poco. Le cedole maturate sui titoli vengono ripartite pro quota tra le banche centrali nazionali. In circostanze economiche normali, la BCE orienta gli andamenti macroeconomici, le condizioni finanziarie e l'inflazione fissando i tassi di interesse a breve termine. Ma con i tassi a zero e oltre, oramai grandezza negativa, quest'arma è spuntata e la BCE non ha a disposizione che misure non convenzionali per combattere la deflazione e riportare il tasso su livelli inferiori, ma almeno prossimi al 2% nel medio termine. Questa è la definizione che dà il Consiglio direttivo della Banca Centrale della stabilità dei prezzi, che è una delle finalità principali della Banca Centrale, come lo era della Banca Centrale tedesca, insomma. Poi è passato direttamente
nella Banca Centrale Europea. Il programma di acquisto di titoli è una delle misure non convenzionali. L'altra misura è il TLTRO, che sarebbe una linea di credito. Nel quadro del programma di acquisto titoli, la BCE ha acquistato una serie di strumenti finanziari, quali titoli di Stato, i bond societari, titoli derivanti da cartolarizzazioni di prestiti bancari e covered. I programmi di acquisto dell'Eurosistema hanno conseguenze dirette sui rendimenti dei titoli pubblici e privati, cioè ne accrescono i prezzi e ne abbassano i rendimenti. I beneficiari degli acquisti possono utilizzare, ritiene la BCE, la liquidità aggiuntiva per riorientare il loro portafoglio verso altre attività finanziarie non direttamente interessate dagli investimenti della BCE, accrescendone il valore e deprimendone i rendimenti. Tutto ciò, nell'opinione dell'Eurosistema, determina un miglioramento delle condizioni di offerta del credito. L'incremento della ricchezza, cioè finanziaria, percepita delle famiglie, cioè è il termine indistinto che viene usato normalmente in queste vicende, in questo ambiente, soprattutto in ambito finanziario, indotto dall'aumento dei prezzi delle attività finanziarie, può accrescere i consumi e, a parità di condizioni monetarie nelle altre economie, l'aumento della liquidità e la riduzione dei tassi di interesse possono riflettersi sul tasso di cambio, deprezzandolo o apprezzandolo. In questo caso l'aumento della liquidità è sicuramente deprezzandolo. La querelle che spesso ascoltiamo fra Stati Uniti negli anni passati, Europa, cioè che in realtà questi programmi di acquisto straordinari, questa politica monetaria non convenzionale, era un mezzo indiretto per manovrare il cambio, quindi favorire in certi periodi un indebolimento del cambio. Un problema che l'Europa, a trazione tedesca, è una struttura, un'area economica che tendenzialmente che ha dei tendenziali attivi commerciali, attivi diciamo della bilancia dei pagamenti. Naturalmente questa situazione tende a rafforzare la moneta, cioè l'euro, diciamo, se non è programmata una vicenda che contrasta sta cosa, come tendenza c'è quello dell'apprezzamento. E il quantitative easing, insieme ad altre cose, in certe condizioni, contribuisce a tenere fermo, a mitigare o addirittura tentare di abbassare il tasso di cambio. Ufficialmente l'Asset Purchase Program e in generale il QE non ha come obiettivo l'aiuto a singoli stati o la riduzione, eliminazione del rischio sovrano o del premio di rischio, cioè lo spread. In concreto tutti sanno che non è così. Come non corrisponde al vero che non abbia indirette finalità di influire sul tasso di cambio. La tendenza dell'euro ad apprezzarsi per effetto di economie con forti avanzi con l'estero, Germania soprattutto e poi Italia, è mitigata, se non annullata, quantomeno nel breve periodo, dalle misure non convenzionali della Banca Centrale Europea. Gli acquisti di titoli da parte della BCE sono più o meno distribuiti nel rispetto, si è detto già, del capital key, ossia della quota di partecipazione delle singole banche nazionali nel capitale della BCE. A sua volta questa quota è calcolata sulla base del PIL e della popolazione dei paesi membri dell'euro. Ma tutto questo avviene con una certa flessibilità. Per esempio, durante quest'ultimo piano pandemico, l'Italia in termini assoluti ha avuto acquisti superiori alla Germania. Naturalmente una flessibilità relativa, ci sono dei margini di flessibilità. L'indicazione comunque è quella generale, è quella di riferirsi e distribuire in base alla quota di partecipazione nel capitale BCE. Sappiamo che tecnicamente gli acquisti dei titoli pubblici della BCE sono effettuati sul mercato secondario, perché altrimenti violerebbero i trattati europei che precludono il finanziamento diretto dell'indebitamento dei paesi membri. Di questo se ne è parlato anche in precedenza, ma è una cosa di cui diciamo nota, fa parte diciamo formalmente ancora dietro, anche se poi è una finzione, perché nella realtà c'è solo un velo,
un'intermediazione brevissima, perché in realtà poi l'intervento attraverso questo velo, subito dopo questo velo che è messo fra le aste, e quindi il mercato primario, quello secondario, interviene la BCE. Nel concreto, gli acquisti nell'ambito del quantitative easing sono materialmente effettuati, salvo eccezioni, dalle varie banche centrali nazionali. Esistono limiti quantitativi, 25% massimo per ogni singola emissione. Per i titoli del debito pubblico acquistabili nell'ambito dell'APP, del programma di acquisto di attività finanziarie, il limite è posto al 50% del totale, dall'iniziale 33%. Cosa è e a chi giova questo programma, la PP? Per vederlo meglio partiamo da una classe di asset prevista nella PP e molto acquistata dalla BCE. Le obbligazioni bancarie garantite o covered bond. Ora, io mi sono soffermato abbastanza a lungo su queste obbligazioni bancarie garantite o covered bond, perché in questi il meccanismo della cartolarizzazione, che tecnicamente esiste e che però non ha le conseguenze completamente, le conseguenze che abbiamo visto nei precedenti incontri quando si parlava di strumento, la cartolarizzazione per trasferire il rischio di credito. E quindi era uno strumento che venivano fabbricati questi titoli in realtà per fare cessioni e accollare il rischio poi sugli acquirenti. Il discorso sui coverage è leggermente diverso, anche se la struttura complessiva di questo programma è quella che abbiamo visto. Gli altri invece somigliano molto di più, escluso ovviamente quello degli acquisti del debito pubblico, gli altri due su quattro somigliano molto di più a quello che abbiamo visto e a cui io mi rifaccio e che richiamo quando abbiamo parlato dei mutui subprime. Ora vediamo un po' cosa sono queste obbligazioni bancarie garantite o covered bond. I covered sono titoli di debito protetti dal rischio di insolvenza dell'emittente, che in questo caso tipicamente è un istituto di credito, a differenza di quello che abbiamo visto in passato, che erano invece i veicoli, gli SPV. Grazie a questo, emessi dagli istituti di credito, grazie a una clausola di garanzia sulla restituzione di capitale e interessi. Nella pratica, i covered sono un prestito cartolarizzato dall'emittente e ceduto a una società veicolo appositamente creato. Quindi una banca li fa sempre le operazioni di covered. Naturalmente quando sa o prevede che ci sarà un intervento di politica monetaria non convenzionale, un quantitative easing più o meno anticipato, la catena di montaggio aumenta, cioè la quantità di questi titoli in maniera esponenziale. Ora, questo meccanismo permette ai covered di godere di un basso livello di rischio grazie a un doppio livello di protezione. Il primo è dato dall'obbligo di rimborso in capo all'emittente, cioè alla banca. Il secondo, formato dagli asset posti a garanzia che vincolano una fetta dell'attivo patrimoniale della banca esclusivamente alla remunerazione e al rimborso dei bond. Sostanzialmente la banca prende un gruppo di attività, adesso vedremo quali, di suoi investimenti, diciamo, del suo attivo. Questo gruppo lo segrega, lo destina a un patrimonio separato, fa la cartolarizzazione e questo patrimonio segregato, separato, viene trasferito a una società veicolo. Quindi in sostanza la banca cartolarizza, trasferisce questo patrimonio destinato, diciamo, segregato a una società veicolo e la finanzia, quindi c'è anche il finanziamento istituzionalmente previsto. E questo prestito che fa alla società veicolo per comprare i titoli cartolarizzati è un prestito subordinato, nel senso che a garanzia di chi li compra, se dovesse fallire, insomma, la banca, questo prestito verrebbe dopo il rimborso di sto prestito rispetto al credito dei portatori di titoli, cioè di chi ha comprato i titoli. Come funzionano queste obbligazioni? Un po' l'ho accennato,
Vado più nel dettaglio. Nelle operazioni di emissione dei covered bond, il soggetto cede gli attivi di alta qualità creditizia, costituiti in patrimonio separato a una società veicolo, lo special purpose vehicle, quello che abbiamo incontrato a lungo quando parlavamo della crisi dei subprime. Il soggetto cedente, la banca, emette un conseguente prestito subordinato allo SPV in modo che da permettergli di acquistare le attività. A questo punto la società cessionaria fornisce una garanzia in favore dei bondholder, cioè chi ce l'ha e detiene questi bond, nei limiti del relativo patrimonio separato. Le attività cedibili di un'operazione di emissione di covered devono rientrare in una di queste categorie, cioè che cosa è che cede la banca, la società veicolo? O crediti fondiari e ipotecari, oppure crediti nei confronti, cioè cede un patrimonio separato costituito da questi crediti e cartolarizzato. Crediti fondiari e ipotecari, crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantite da queste, e titoli di cartolarizzazione avendo come oggetto i crediti di cui ai punti precedenti. Come nelle normali operazioni di cartolarizzazione, anche nell'emissione dei covered bond, l'SPV deve avere come oggetto esclusivo, la società veicolo, l'acquisto di tali crediti. Nel caso dei covered però si è visto mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti dalle banche cedenti. La differenza principale con le cartolarizzazioni tradizionali è che in queste ultime la cessione dei crediti alla società veicolo è accompagnata dall'emissione di titoli da parte di quest'ultima. Ma non è solo questo. Adesso ci torneremo. I covered presentano vantaggi. In primo luogo l'emissione di obbligazioni garantite consente all'emittente di migliorare il finanziamento e la gestione della liquidità. In tutte le operazioni di cartolizzazione questo avviene, perché in sostanza con i titoli, con la creazione di titoli, poniamo a 10 anni, io una passività me lo allungo, me la diluisco, quindi diluisco la vita media delle passività, i titoli frutto della cartolarizzazione, e nello stesso tempo acquisto la liquidità, perché io poi alla fine questi titoli vengono venduti, viene intervento viene rimborsato e la liquidità che io acquisisco è una liquidità che posso immediatamente utilizzare, e riguarda attivi poco liquidi, per esempio crediti verso pubblica amministrazione, ma gli stessi crediti fondiari o ipotecari, tutte le voci che abbiamo detto prima. Quindi in sostanza realizzo liquidità immediata e diluisco la vita media delle passività, cioè stabilisco il termine di rimborso di questi titoli, quindi quando io dovrò rimborsarli, e diluisco quindi il passivo. Chi acquista cover ha dei vantaggi, perché acquista delle garanzie, un'alta qualità di garanzie, trattamento favorevole come l'esclusione dei cover dalle procedure di bail-in, che vengono ora chiamate così, in realtà sono i fallimenti, insomma, le risoluzioni, i fallimenti bancari. I portatori di obbligazioni garantite possono contare su vari fattori di garanzia. Le attività cedute alla società veicolo sono destinate alla soddisfazione esclusiva dei sottoscrittori. È previsto da parte dei sottoscrittori il diritto di rivalsa sul patrimonio della banca emittente. La società veicolo si impegna a versare quanto dovuto in caso di insolvenza. Il valore delle obbligazioni non può mai superare quello degli attivi ceduti. Quindi c'è una serie di garanzie date. Quindi questa è la struttura più garantista, diciamo, anche se presenta poi dei forti vantaggi per le banche cedenti, che ho citato prima, vantaggio principale. Anticipa, gli incassi e diluisce i pagamenti. Ovviamente a fronte di queste garanzie maggiori di questo titolo, a fronte di questo corrispondono bassi tassi di interesse. I covered pagano bassi tassi di interesse. Ora, io perché mi sono dilungato sui covered? Perché è l'unica, il covered bond, dei programmi di intervento che ha una caratteristica un po' dissimile dalle normali cartolarizzazioni. In realtà gli interventi, poi vedremo adesso, della Banca Centrale Europea, come acquirente di ultima istanza di questi titoli,
di ultima, in alcuni casi di prima istanza, cioè quelli che comprano questi titoli, finanzia, acquista queste mega operazioni di cartolarizzazione da parte di banche, di privati e da parte soprattutto di banche e di privati. I privati sono anche imprese non finanziarie, imprese che emettono a loro volta dei corporate bond. Qua ci sono alcuni riferimenti della Banca d'Italia su questo programma. I programmi di acquisto vengono effettuati secondo criteri definiti sulla base di principi di decentramento e sono soggetti a vari schemi di ripartizione. Nell'ambito delle obbligazioni bancarie garantito covered, la Banca d'Italia acquista sul mercato primario e secondario un quantitativo di titoli definito secondo una ripartizione del peso, lo abbiamo già detto, dei mercati nazionali. Per tutti i titoli acquistati nell'ambito di questo programma di covered vige il principio della condivisione dei rischi tra le banche centrali dell'eurosistema in base alla propria quota di partecipazione al capitale BCE. Il programma di titoli frutto della cartolarizzazione dei prestiti è attuato, l'altro programma è attuato, i prestiti ordinari cartolarizzati, sempre di buona qualità, non si tratta di diciamo di bassa qualità, di subprime, insomma. Qua sono titoli sulla carta cartolarizzati di crediti di buona qualità creditizio. Il programma di acquisti di titoli frutto di cartolarizzazione di prestiti bancari ordinari è attuato da Banca d'Italia come acquirente di riferimento sui mercati primario e secondario dei titoli italiani. Per tutti i titoli di questo programma si applica il principio della condivisione dei rischi tra le banche centrali nazionali in base alla propria quota capitale. Invece il programma di acquisto di titoli del debito pubblico, nel programma PSPP, la Banca d'Italia acquista sul mercato secondario titoli pubblici italiani con rischio interamente a carico del bilancio dell'istituto, si è già detto. Questo riporto proprio, diciamo, l'ufficialità della Banca d'Italia. Per gli acquisti effettuati dalla BCE in titoli di Stato, sia italiani sia di altri paesi dell'area euro, e per gli acquisti di titoli emessi da entità europee sovranazionali, che complessivamente rappresentano il 20% del totale PSPP, vige il principio della condivisione dei rischi tra le banche. Nell'ambito del programma CSPP, la Banca d'Italia è una delle sei banche centrali nazionali incaricate di acquistare sui due mercati, primario e secondario, titoli emessi da società private non bancarie insediate nell'area euro, incluse commercial paper di adeguata qualità creditizia dal marzo 2020. Quindi dal marzo 2020 l'impresa, il privato, l'azienda che sa o prevede o vede che il programma è partito e che può essere implementato, come è avvenuto sull'ultimo programma pandemico che è stato implementato, vedremo, due volte, e comincia a emettere carta commerciale. Questa carta commerciale se la fa o garantire o sottoscrivere da qualcuno, gli underwriter, e quindi ottiene quattrini. Quindi, diciamo, l'aspetto dell'acquisto di titoli da società private non bancarie è l'aspetto più significativo e che più ricorda le operazioni che abbiamo visto con clientela magari non primaria nei subprime. Escluso il programma delle obbligazioni dei covered e il PSPP riguardanti i titoli di debito pubblico, gli altri due, quello concernente l'acquisto di titoli frutto della cartolarizzazione dei prestiti bancari e quello concernente l'acquisto di titoli obbligazionari e commercial paper di società non finanziarie, seguono regole di fatto più vicine a quelle delle cartolarizzazioni ordinarie, cioè degli strumenti di trasferimento del rischio di credito. In questo caso, a fianco degli investitori finali indistinti, c'è un investitore finale più grande, parlo di investitori finanziari, chi compra i titoli, nei limiti delle quantità acquistabili per ogni tipo di programma, che è la BCE e l'Eurosistema. E i vantaggi per i venditori di questi ultimi asset, banche e imprese, sono molto maggiori che per i venditori, che sono sempre banche, di covered bond, e si aggiungono a quelli dei venditori di covered, cioè ai vantaggi
del coverage, cioè miglioramento dell'attivo e diluizione del passivo, se ne aggiungono altri negli altri programmi. Con l'intervento della Banca Centrale Europea, i prezzi, abbiamo visto, dei titoli cartolarizzati salgono. Quindi i detentori, i venditori, ne traggono un extra guadagno e possono reinvestire in attività finanziarie varie ad alto e basso rischio. Migliorano poi gli attivi delle banche italiane in specie. Questo è importante perché c'è stata una crisi bancaria che tutti ricordiamo, soprattutto nel 15, tutta la questione delle sofferenze, forse qualcuno la ricorderà, quando in sostanza andarono a picco i titoli bancari, perché emerse tutto, dopo i fallimenti di alcune banche italiane, tutto quanto il mondo, diciamo, dei non performing, che poi è stato successivamente regolamentato. Adesso è diventata anch'essa fonte di cartolarizzazione, quindi di finanziarizzazione, anche i crediti deteriorati, come li chiamo. Quindi per le banche italiane, in specie, che sono detentrici di diverse centinaia di miliardi, vado a memoria, mi sembra che siano intorno, arrivano fra 350 e 400 miliardi di titoli di Stato, detengono di euro le banche italiane. Il vantaggio è enorme, perché? Perché gli acquisti della BCE accrescono i prezzi dei titoli del debito pubblico, che sono un attivo per le banche, e conseguentemente permettono, di, tra le altre cose, di chiudere inutili bilanci, cioè aumentano questa posta dell'attivo, perché è considerato un investimento. Io parlo naturalmente non dei titoli di negoziazione che le banche comprano per vendere, ma proprio dei titoli di proprietà, quelli che vanno in portafoglio delle banche. L'altra poi, alcuna parte, vengono usate per la negoziazione, li comprano per venderli. Questi acquisti, questo programma, in particolare degli acquisti di titoli del debito pubblico, evita la trappola che abbiamo osservato negli anni 11 e 12, allorché, e poi è durata anche gli anni dopo, in misura minore, il deprezzamento dei titoli di Stato in portafoglio delle banche contribuì a portare in perdita le banche. Da qui ci fu la vendita massiccia dei titoli bancari in borsa, perché dice, là, questa banca c'ha un mare di, per esempio, diciamo la banca che si diceva che avesse più titoli, a parte il Monte, era anche il San Paolo, eccetera, c'è un sacco di titoli del debito pubblico italiano. Ora che questi titoli stanno perdendo valore perché c'è la crisi del debito pubblico, nessuno più vuole compra questi, tutti vendono i titoli italiani, naturalmente tutto questo in portafoglio di titoli perderà valore. Conseguentemente, cosa avvenne? Che tutti quelli che avevano azioni di queste banche cominciarono a vendere i titoli bancari e crollò il valore di mercato dei titoli bancari italiani, che influenzò anche poi i titoli bancari degli altri paesi. Quindi da qui vendita massiccia dei titoli bancari in borsa, impossibilità di finanziarsi sul mercato, necessità di accantonamenti, perdite, credit crunch. Questa questione delle perdite e degli accantonamenti, diciamo che non riguarda direttamente, perché ancora, anche se riguarda ovviamente l'entità dell'attivo, perché se io compro un titolo a 100, 110 e poi mi scende un BTP decennale a 90, è chiaro che il mio attivo ha perduto il 10-15%. Però diciamo che finora, da un punto di vista strettamente contabile, sono stati considerati titoli risk free, cioè formalmente senza rischio, cioè non c'era bisogno di fare accantonamenti direttamente per una perdita sul titolo. Però siccome io ho una perdita di valore del mio attivo e posso andare in perdita come banca, a quel punto è chiaro che gli investitori dei miei titoli, quelli che hanno, cercheranno di venderle, perché non pensano di poter conseguire dei dividendi. Conseguentemente, se cominciano a vendere, io sono costretto, avendo, diciamo, delle perdite nel mio, o prevedendo, intanto non mi posso più finanziare sul mercato e sarà molto difficile fare un aumento di capitale, perché se io sono in una situazione di mercato completamente negativa come titolo e ho bisogno di liquidità perché voglio accantonare, perché ho bisogno di coprire delle perdite, trovo enorme difficoltà a fare questo, come è accaduto. E allora è necessario
come si ipotizzò, o un intervento diretto nel capitale delle banche, cosa che si escluse, cioè c'erano dei programmi speciali europei che lo prevedevano, ma diciamo per l'Italia non fu richiesto, oppure da parte delle autorità italiane, diciamo, oppure devo intervenire indirettamente attraverso il quantitative easing. È chiaro che se io non riesco ad approvvigionarmi sul mercato perché non riesco a fare aumenti di capitale, oppure le mie obbligazioni non vengono acquistate come obbligazioni bancarie normali, insomma, oppure anche come covered, alla fine la conseguenza è una riduzione del credito, quindi è una trasmissione diretta di questa vicenda sull'economia, quindi sulla, sui rapporti economici reali. Quindi il credit crunch è sempre un po' una destinazione tendenziale in questa situazione. Inoltre, il trasferimento del rischio di credito, riprendendo il discorso, rende più agevole per le banche il raggiungimento dei requisiti di capitale e il superamento dei ratio patrimoniali. Ora, cioè il miglioramento, il CET1 detto, che è il miglioramento del rapporto tra il totale dell'attivo ponderato secondo i rischi e il patrimonio primario delle banche. Ora, accade che le banche possono dare soldi, devono avere una specie di tesoretto, chiamiamolo, di riserva, che è costituito, cioè che è rappresentato che per le banche italiane in generale è il 10,5%, cioè il totale degli impieghi delle banche, diciamo che non può superare, ecco, 10 volte il patrimonio netto, o meglio il capitale primario, diciamo il capitale versato, e qua io c'ho persone più, che ascoltano, che da un punto di vista contabile sono più brave di me, ma diciamo, come posso dire, il capitale versato, poi ci sono... E le riserve patrimoniali. Quindi diciamo... Sono utili precedenti, cose di questo genere. Sì, esatto, quindi c'è utili e portati a riserve. Quindi questo rapporto circa una 10 in Italia, poi è specifico banca a banca, perché la BCE può dire che te come banca c'è bisogno del 14, un'altra va bene il 10, dipende, soprattutto le banche sistemiche hanno, quelle più importanti, un trattamento abbastanza, diciamo, similare, almeno quelle più importanti in Italia. Diciamo che facendo questo, come dire, raggiungimento di questi requisiti e il superamento di questi ratio, cioè attraverso il trasferimento del rischio di credito, questa operazione di acquisto, diciamo migliora il rapporto del totale dell'attivo ponderato secondo i rischi e il patrimonio primario delle banche. Ora, se le cose vanno male e se i debitori si rivelano insolventi, che succede? Ridiamo la parola a Banca Italia. Io mi riferisco naturalmente ai titoli acquistati attraverso dalla Banca Centrale, Banca Nazionale. I titoli acquistati sono iscritti al costo ammortizzato al netto delle eventuali perdite, l'abbiamo visto. L'adozione di questo criterio di valutazione comporta che il valore di bilancio del portafoglio non risentirà. L'espansione del bilancio ha accresciuto la redditività, ma anche i rischi che la Banca d'Italia monitora in maniera sistematica, in particolare ai fini della redazione del bilancio annuale. In quella occasione vengono valutati gli accantonamenti necessari per adeguare i mezzi propri alla dimensione e alla rischiosità del bilancio, tenendo anche conto dei rischi condivisi con le altre banche centrali nazionali. In sostanza è previsto l'accantonamento come principio su questi valori. Quello che compra i titoli che pur di buona qualità, come detto, in realtà poi sono titoli su cui si operano accantonamenti. Quindi rispetto ai quali ci possono essere delle perdite e intanto accantonamenti che servono appunto, devono essere finanziati questi accantonamenti. Ma se è previsto l'accantonamento e non è esclusa la perdita su questo portafoglio e la perdita si verifica, chi dovrà sopportarla? La Banca Centrale, che ha assunto in condivisione o meno con le altre il rischio dell'insolvenza, e se il capitale della Banca Centrale che ha subito la perdita dovrà essere reintegrato in tutto o in parte, chi ripianerà la perdita? Naturalmente lo Stato, si dice, ma in ultima istanza sono i contribuenti,
cioè coloro che pagano le tasse, lavoratori, pensionati. Sono loro, non le banche centrali o la BCE, i veri prestatori di ultima istanza. Arriviamo quindi al paradosso, solo apparente dati i rapporti di classe, che coloro che pagano le tasse, sappiamo chi sono, garantiscono e finanziano l'oligarchia finanziaria. Continua la Banca d'Italia. A marzo 2020 la diffusione dell'epidemia ha provocato un significativo deterioramento delle prospettive di crescita dell'economia a livello globale e dell'area euro. La risposta a tale fase di accresciuta incertezza, in risposta a tale fase, il Consiglio direttivo ha annunciato un insieme articolato di misure di politica monetaria al fine di garantire condizioni di finanziamento favorevoli all'economia reale. In tale contesto, gli acquisti netti in corso, che sono 20 miliardi, abbiamo accennato prima, è stata affiancata agli acquisti in corso una dotazione temporanea di 120 miliardi. Vediamo ora, che poi abbiamo detto è cessata col dicembre 2020, vediamo ora il programma, cominciando ai programmi pandemici, che è quello attualmente molto grande, molto ampio. In una riunione straordinaria, il Consiglio direttivo ha deciso l'avvio a partire dal 26 marzo 2020 di un nuovo programma a carattere temporaneo denominato PEPP, Pandemic Emergency Purchase Program, per contrastare i gravi e crescenti rischi per le prospettive di crescita derivanti dalla diffusione di Covid-19. Inizialmente il PEP prevedeva acquisti aggiuntivi di titoli pubblici e privati per complessivi 750 miliardi. Successivamente, a giugno 2020, la dotazione del PEP è stata incrementata di ulteriori 600 miliardi di euro. A dicembre 2020 è stata incrementata di ulteriori 500 miliardi a 1.850 miliardi. E l'orizzonte degli acquisti netti è stato esteso almeno fino alla fine del marzo 2022. Tutte le categorie di attività ammissibili nell'ambito dell'attuale programma di acquisto e attività sono ammissibili anche nell'ambito del PEP. Quindi tutti i programmi che abbiamo visto prima con l'APP sono ammissibili nell'ambito del PEP, quindi gli acquisti nei quattro gruppi di, diciamo, di titoli, di cartolarizzazione. Inoltre, l'idoneità della carta commerciale non finanziaria, questa è una novità, nell'ambito del programma di acquisto del settore aziendale, quindi i corporate bond, è stata ampliata per includere i titoli con una scadenza residua di almeno 28 giorni. Titoli acquistabili, sia nell'ambito dei due programmi, abbiamo visto uno dell'APP e l'altro questo programma pandemico. In precedenza, solo la carta commerciale con una scadenza residua di almeno 6 mesi poteva essere acquistata nel programma APP, cioè nel ramo, diciamo, di quel programma, in quel tipo, programma specifico che è CSPP. Il Consiglio direttivo terminerà gli acquisti di attività in ogni caso non prima della fine del marzo 2022. I pagamenti del capitale in scadenza dei titoli acquistati nell'ambito del PEP saranno reinvestiti almeno entro o fino alla fine del 2023. Il tetto di 1.850 non è una dotazione che deve essere necessariamente usata totalmente, è un limite che può essere usato se necessario. A gennaio 21 gli acquisti netti erano stati pari a 757 miliardi. Ora accenniamo un po' ai prestiti, perché diciamo questo piano di politica non convenzionale, politica monetaria, prevede anche due tipi di prestiti alle banche. LTRO, operazione di rifinanziamento a più lungo termine, che è un prestito senza scopo, emettere liquidità sono le banche centrali in base ad aste standard. Con le LTRO la BCE eroga prestiti alle banche con una durata fino a 3 anni. Esistono da vari anni, cioè dai tempi della crisi del debito sovrano. Ad esempio, nel marzo 2020 sono stati concessi finanziamenti a 110 banche dell'Eurozona a un tasso negativo dello 0,50. Ciò significa che ogni banca restituisce meno soldi di quelli presi in prestito. Poi l'altro, quindi l'LTRO, è un prestito senza vincolo di scopo e si differenzia dall'altro, il quale è formalmente finalizzato, a sostenere prestiti a imprese private.
Naturalmente con questi, soldi, con questi dei prestiti, vengono fuori a questi tassi, cioè a tassi negativi, viene data questa enorme liquidità alle banche e poi la impiegano nella finanza, insomma, la gran parte sono operazioni finanziarie fatte attraverso, direttamente o attraverso i propri fondi di investimento, i propri hedge o attraverso le proprie case di investimento. Cioè. E anche quell'altro, il secondo, che avrebbe lo scopo invece di destinare, di essere destinato alle imprese per favorire la trasmissione, diciamo, della politica monetaria nell'economia, in realtà poi questo accade molto marginalmente. A quanto ho sentito e ho letto, diciamo che l'incremento, le banche mediamente in Italia, l'incremento del 4% degli impieghi. Ma diciamo che ci vuole per, pigliamo una grande holding, modificare, ad esempio, i propri investimenti di firma, dico per dire, o anche di cassa, del 4%, dico, non è un problema così enorme, ma cifre così grandi poi sono impiegate in realtà nella finanza, nell'attività delle banche, nell'ambito finanziario, quindi negli investimenti in quel campo. TLTRO è l'acronimo di Targeted Longer Term Refinancing Operations, cioè operazioni mirate, quindi di scopo, di rifinanziamento a più lungo termine. Questo TLTRO è finalizzato, quantomeno formalmente, a sostenere prestiti a imprese e a privati. L'erogazione di prestiti agevolati alle banche per dare crediti a imprese e privati è un'altra operazione di quantitative easing effettuata dalla BCE. Secondo la narrazione dell'eurosistema, in questo modo si offrono finanziamenti con scadenze pluriennali alle banche per sostenere l'erogazione di credito bancario all'economia reale. Nel 2014, 8 aste, nel 16, 4 aste, ci sono stati i primi due programmi dei due TLTRO, il primo e il secondo. A dicembre 20 il Consiglio Direttivo, alla luce delle ricadute economiche derivanti dal protrarsi della pandemia, ha deciso di estendere il programma TLTRO terzo a condizioni considerevolmente più favorevoli, fino al giugno 2022, con 3 aste nel 21. Il tasso più favorevole è rimasto meno 1%. Ciascuna delle operazioni del programma avrà durata di 3 anni. Conclusione, diciamo che la parte più che corposa, direi più importante, che vorrebbe anche stasera in qualche modo stimolare i presenti, perché è una riflessione che attraverso questi programmi, lo studio di questi programmi che io ho fatto, delle riflessioni che sono emerse proprio quasi, diciamo, in maniera diretta. In che cosa realmente, materialmente consiste il quantitative easing? È forse, come viene ripetutamente detto, uno stimolo alla ripresa economica? È l'ancora di salvezza nell'incedere della crisi? È il fattore che darà nuova linfa a investimenti e consumi? In realtà i dati macroeconomici non lo confermano, anzi, stagnazione e bassi livelli di crescita riguardano molti paesi europei fin dalla crisi del 2008. E allora io direi che ufficialmente, o meglio, la finalità principale, una delle finalità, è quella di combattere la deflazione. La deflazione è sicuramente una questione che nel circuito capitalistico è un'anomalia, insomma, che io investo, eccetera, poi i prezzi finali magari sono inferiori ai prezzi che io ho pagato per comprare tutto il necessario al processo produttivo. La deflazione ha tante cause. Diciamo che sicuramente fra i vari fattori di deflazione esiste, cioè la crisi che ha determinato la caduta dopo la crisi finanziaria dei subprime, dell'attività economica, abbiamo visto i crolli del PIL, eccetera. Sicuramente la diminuzione complessiva della produzione ha cagionato il crollo della produzione, ha cagionato una caduta dei prezzi, ma non dimentichiamo che uno dei fattori di caduta dei prezzi è il pagamento sotto la soglia quasi di sopravvivenza, della parte riguardante il lavoro, cioè è proprio nella catena complessiva del lavoro,
salariato, che pure esiste a livello mondiale, anche se le catene non le vediamo davanti a noi perché magari sono poi distribuite, il calo, il pagamento del prezzo del lavoro basso contribuisce a livello generale, anche in Italia, contribuisce a questo, è un fattore deflattivo. Diciamo che queste vicende ufficialmente vogliono, i quantitative easing vogliono, vorrebbero stimolare un processo inverso, come abbiamo visto, ma questo in realtà non accade, la deflazione al momento o comunque la bassa inflazione è lì, è sempre difficile e coriacea da vincere. E che cos'è allora il quantitative easing e tutti questi soldi che vengono dati? Continua a essere in realtà un sollievo per banche, operatori finanziari e grandi player dell'economia. Da questo punto di vista attenua e rinvia nel tempo l'acutizzazione della crisi e, per così dire, un colossale per i valori investiti, prendere tempo in attesa di elementi risolutivi della crisi che, se ci sono, non passano dall'allentamento quantitativo. L'evidenza dei fenomeni si manifesta in una fase prolungata di crisi, acutizzata da Covid-19, che poggia su una crisi strutturale di lungo periodo, di cui abbiamo parlato nel primo nostro incontro, e una deflazione o disinflazione che non accenna a diminuire, rendendo velleitario il traguardo di stabilizzazione dei prezzi al poco sotto il 2% proclamato da lustri, da UE e BCE. Ci sono, non mi sfuggono in questi ultimi giorni, delle vicende che avrete seguito anche voi relative a stato intravisto una modifica soprattutto nei tassi di inflazione a medio termine e quindi questo ha determinato una correzione delle borse mondiali, perché è stato soprattutto un aumento anche dei prezzi alla produzione, i tassi dei Bund sono scesi da meno 50, 60 a meno 35, tuttavia diciamo stiamo parlando sempre di valori di questo tipo, cioè non è da meno 60 il Bund decennale tedesco scende a meno 37, 38 eccetera. Comunque diciamo che l'obiettivo della stabilizzazione dei prezzi che per la BCE e l'Unione Europea è essere di poco sotto al 2% è un obiettivo che al momento sembra irrealizzabile. La risposta alla crisi è irrealizzabile in quanto, diciamo, per le ragioni strutturali che abbiamo accennato prima. La risposta alla crisi è sfociata negli anni scorsi e sfocia tuttora in una macroscopica mole di acquisti di titoli ed erogazione di finanziamenti da parte della BCE e delle banche centrali nazionali. 3.000 miliardi di euro dal 2005 con il programma APP. 1.850 miliardi come tetto massimo al momento del programma straordinario PEPP, diverse migliaia di miliardi di finanziamenti TLTRO e LTRO a tassi zero negativi erogati dalla BCE alle banche. Si arriva così non troppo lontani dalla cifra complessiva, un po' spannometrica, di 8-9 mila miliardi di euro. L'investitore finanziario finale, BCE, ed eurosistema, stimola in tal modo un massiccio indebitamento di banche, stati e imprese attraverso sempre più cospicue emissioni di titoli pubblici e una mole sempre più ampia di cartolarizzazione da parte delle banche e delle imprese. A una crescita così vasta del debito si accompagna una crescita esponenziale dei titoli e attività finanziarie che insieme danno un potente ulteriore impulso alla finanziarizzazione già in atto progressivamente da diversi decenni. La finanziarizzazione dell'economia determina, sappiamo, fin dalle forme economiche precapitalistiche, forti polarizzazioni economico-sociali e frammentazioni, sia nel campo capitalista che in quello oggettivamente antagonista, nel quale ultimo si accentuano le vecchie diseguaglianze e se ne formano di nuove. L'esperienza ci ha pure insegnato che i finanziamenti LTRO e TLTRO alle banche, anziché essere sostegno alla ripresa, sono stati ulteriore propellente alla dilatazione della finanza. Questo vasto iceberg di finanza
che viene staccato dalla BCE in larga misura a favore dell'oligarchia finanziaria, con il quantitative easing genera, lo abbiamo analizzato sopra, vari tipi di extra profitti per banche e imprese produttrici di cartolarizzazioni acquistate dalla BCE. Indirettamente abbiamo pure fatto riferimento ai mega guadagni di banche, assicurazioni e case di investimento derivanti dall'incasso di laude e commissioni di collocamento dei titoli cartolarizzati di imprese e di altre banche emittenti e ai consistenti premi a plotone di underwriters per il rilascio di garanzie sulla montagna di titoli emessi. Non bisogna poi dimenticare che i tassi bassissimi, addirittura negativi, che questa politica monetaria non convenzionale ha generato, sono una potente droga per case di investimento, fondi, hedge e speculatori vari per operazioni finanziarie di ogni genere sui mercati internazionali, fra le quali, solo a modo d'esempio, vogliamo ricordare le diffusissime operazioni di carry trade, cioè di quelle pratiche speculative della finanza internazionale consistenti nel prendere a prestito il denaro in paesi con bassi tassi di interesse, per esempio i paesi europei, per convertirlo in valute di altri paesi, magari con copertura del rischio valutario, al fine di compiere investimenti in attività finanziarie a maggior rendimento. Una grandissima parte dei prestiti speciali erogati dalla BCE a favore delle banche è usata da queste ultime in tal modo. Non bisogna infine sottacere l'effetto positivo per sottoscrittori di fondi e stakeholders di ceto alto e medio della politica non convenzionale, che è quello di vedere preservato e talora incrementato, sia pure per brevi periodi, il valore dei titoli in loro possesso e dei rendimenti offerti dagli stessi titoli. Nella crisi, o meglio, nelle crisi degli ultimi decenni, viene confermata la strada ormai consueta perseguita dai gruppi dominanti negli ultimi anni dalla BCE: rispondere alle crisi economico-finanziarie con più economico-finanziario-economiche con più finanza. Pressoché irrilevante è stata ed è tuttora la quota del fiume di moneta fabbricato dalla BCE, che è immessa nel circuito dell'economia reale attraverso l'erogazione del credito, pressoché irrilevante. Il recovery fund è la sola, modesta, rispetto ai numeri finanziari in ballo, e al momento teorica parentesi economica, investimenti pubblici e privati nel mare magnum della finanza. E allora cosa possiamo dire della prossima e verosimilmente ancora più grave crisi finanziaria? Che è solo una questione di quando, non di sé. Volevo concludere, parlare anche stasera, ma a dire la verità non c'era lo spazio e il tempo per poterlo affrontare, a mio giudizio in maniera almeno. Volevo parlare anche più delle banche, dei processi di concentrazione, cioè anche dei non performing loan, cioè dei prestiti, dei crediti deteriorati. Diciamo, se il discorso continuerà, magari il discorso sulle banche potrà continuare, diciamo, continuerà come incontri. Intanto io ho voluto cercare di chiarire questo aspetto, cioè qual è lo scopo, qual è la vera natura di questi mega interventi di gestione poi della politica monetaria. Lo scopo fondamentale è quello che ho cercato di sintetizzare: rispondere alla crisi, che è una crisi economica strutturale, che si manifesta in molteplici e gravi crisi finanziarie, con un'accelerazione della finanza. Non ci sono vie di uscita alla crisi di altro tipo. Già questo si sta vedendo negli Stati Uniti da anni. Tutto il resto sono operazioni palliative. Quindi, nel momento in cui, e questo è il fattore economico chiave, se per crisi strutturale noi intendiamo, come io intendo, e tanti intendono, alcuni, una difficoltà di valorizzare in una società capitalistica l'intero capitale nelle forme che creano ricchezza reale attraverso
investimenti, lavoro, eccetera. E questa difficoltà è comprovata. Accadono, abbiamo visto nel primo incontro, si accendono quelle dinamiche o si accentuano quelle dinamiche di finanziarizzazione che proseguono nelle varie crisi che abbiamo incontrato negli ultimi 20 anni, dalla new economy alla crisi subprime a quella del debito sovrano. E in tutte queste crisi gli interventi delle banche centrali sono stati di tipo, soprattutto nelle ultime, in cui la crisi è una crisi molto grave, sono stati di quel tipo lì, cioè rispondere alla crisi con più finanza. Naturalmente questo è quello che io, e non solo io, chiamo il prendere tempo. Si compra tempo, non si capisce per arrivare dove, ma è l'acquisto di tempo quello che in questo modo. Quindi una società finanziarizzata che crea ancora ulteriore finanza ragiona sul breve termine, e il breve termine è quello di prendere tempo, di non rimanere coinvolti nelle dinamiche della crisi troppo a lungo, perché diventano assolutamente ingestibili. Quindi non è una cosa eccezionale, una particolare deviazione da un corso normale quantitative easing, è l'ordinarietà oramai di questa. Naturalmente, l'ho accennato prima, non è che questa è come un'anticipazione degli appalti futuri, si diceva una volta quando i Doria davano i soldi ai governi, a Carlo V, cioè gli appaltavano in sostanza i popoli. Carlo V diceva sì, io ti pago perché tanto alla fine pagheranno i popoli a cui io chiederò le imposte. La Banca Centrale Europea non è un'entità astratta, è composta da ho accennato prima, se la Banca Centrale Europea ha perdite rilevanti e si trova in portafoglio, a chi si chiede? Allo Stato, e lo Stato a chi le chiede? Quindi alla fine accade che questi meccanismi della finanza, che sono esaltati dalla politica del quantitative easing, hanno come controparte e come prestatore di ultima istanza coloro che pagano le tasse, cioè quella percentuale abbastanza che noi conosciamo, che sono coloro che pagano le tasse. Naturalmente lo Stato in questa fase ha bisogno, in questa fase di crisi accelerata dalla pandemia, di far vedere che ci sono delle prospettive nell'economia. Il recovery è questo, signori, non è solo quantitative easing, è anche economia e sviluppo economico, e questo dobbiamo fare. Vedremo come queste risorse andranno, vedremo se tutto quello che accennavo nell'incontro precedente o una parte si realizzerà. Al momento io penso che il cuore pulsante della crisi che si manifesta come crisi finanziaria, il cuore pulsante della gestione di questa crisi sia questa che ho cercato di dire. Quindi siamo all'interno, nel profondo, del rapporto di capitale. Grazie. Grazie a te, interessantissimo. Se vogliamo approfondire, io sono qui. Credo di essere stato più breve del solito, perché ho detto a mia moglie: fammi segnare quando che non voglio andare molto oltre l'ora, perché poi rimane poco tempo per poter, se vogliamo, scambiare due parole, insomma, su queste questioni. Raffaele, sono Andrea. Avevi accennato già un po' a questi tentativi di ripresa dell'inflazione in Europa, ma sai che insomma, hai letto, hai visto che in America è stato repentino il movimento, dico, sì. e di entità non trascurabile, insomma, ecco, che potrebbe ipotizzare una modifica con conseguenze notevoli sull'economia mondiale. Ecco, volevo sapere cosa ne pensavi, ecco, del non tanto del discorso europeo quanto quello americano. Beh, l'America ha una struttura un po' diversa, sempre ovviamente capitalistica. Diciamo che l'America ha avuto una serie di sostegni, in parte tu sai bene che accaduti, in parte anticipati. Tu sai bene che il fenomeno inflattivo è un fenomeno di aspettative.
Cioè, se io mi aspetto che ci sarà un programma di 2.000 miliardi, io posso prevedere la nascita di un fenomeno inflattivo e anticipo. È come l'inflazione, io aspetto che c'è un incremento di qualcosa e anticipo sui prezzi, perché un domani dovrò comprare i prezzi, io anticipo l'acquisto ora con i prezzi dell'inflazione e li applico fin da ora. Ora io penso che in America il fenomeno sia legato soprattutto più che la vicenda del quantitative easing americano, che c'è stata naturalmente, ma quella è leggermente diversa da quella europea. Ritengo che ci siano stati interventi, anche in Italia ci sono stati, ma in America ci sono stati interventi molto ampi, e molto ampi sono quelli anticipati. Un piano di 1.900 miliardi di dollari, è chiaro che già alcune settimane fa si prevedeva, subito dopo l'elezione di Biden, che avrebbe incrementato aspettative di inflazione. Quindi io cosa ti posso dire? Posso dire che probabilmente ci sarà una correzione sui mercati americani, già in corso, eccetera, però tu sai bene che questi sono fenomeni transeunti, di breve periodo. Il problema di fondo è che la tendenza complessiva in una società occidentale, in America, in Europa, di sviluppo moderato, modesto, e soprattutto con la pandemia, tutto quello pandemia che sappiamo, la tendenza di economie in crisi strutturali non è l'inflazione. L'inflazione può essere determinata occasionalmente da alcune vicende, vicende finanziarie anticipate, ma il processo economico tende in senso contrario, insomma, ecco, quindi il problema è quello. Io non so mo che valenza, se questa questione avrà un... So che il riflesso in Europa al momento, per quanto ne so io, non è stato amplissimo. C'è stato un aumento dei prezzi alla produzione, c'è stata appunto, lo accennavo prima, una riduzione dei tassi negativi dei tedeschi, lo spread è rimasto invariato, ma più per o meglio, è peggiorato, diciamo, ma più per l'abbassamento dei tassi tedeschi rispetto. Non sono in grado di prevedere, non credo che sia troppo presto per anticipare una tendenza. Grazie. Scusa, posso fare una domanda a Raffaele? Sì. Faccio una domanda da uomo della strada. Rispetto a quello che era stata, no, la divergenza dopo la crisi del 2008-2009 rispetto alle politiche adottate dall'amministrazione americana, dalla Fed, e quelle adottate dall'Unione Europea e dalla Banca Centrale. Obama attuò subito un programma di investimenti, di salvataggio delle banche dopo il fallimento della Lehman Brothers e anche di sostegno alla ripresa economica, accompagnato da una politica monetaria espansiva che portò già in tempi brevi, nel giro di un paio d'anni, l'economia statunitense fuori dalle secche della crisi. Invece in Europa abbiamo scelto la strada opposta, quella delle politiche restrittive sia di bilancio che monetarie. Pertanto, come hai già ben spiegato te, e mi complimento per tutti i lavori di ricerca che hai fatto, che sono veramente interessanti e ben documentati, l'Europa poi si è avvitata in una seconda crisi, quella cosiddetta del debito sovrano, che ha colpito soprattutto i paesi periferici. E si sentiva da varie parti, da analisti, politici, settori anche dell'estrema sinistra, una critica feroce a queste politiche restrittive. E fu in qualche modo, come dire, e nessuna voce critica io ho mai letto fino al 2011, 2012, 2013 rispetto alle implicazioni negative di una operazione di allentamento quantitativo. Ora poi, successivamente, dopo il famoso intervento di Draghi, no, whatever it takes, in cui annunciò che la Banca Centrale era disposta a qualsiasi tipo di intervento pur di scongiurare un fallimento
dell'euro, che era veramente sull'orlo della realizzazione. Successivamente, poi analizzando, studiando, valutando quelli che sono stati gli effetti successivi di questa emissione di liquidità nel sistema, iniziano a sollevarsi alcune voci negative, fino a che siamo arrivati all'analisi completa, no, di un ciclo che ormai va avanti da 7-8 anni, in cui si sta andando in quella direzione, con risultati dal punto di vista macroeconomici francamente poco confortanti, in termini sia di tasso di inflazione che di ripresa dell'economia, e soprattutto diciamo quelli che sono stati i termini negativi in rispetto al, come dire, al dopaggio sistematico del sistema finanziario che ben hai analizzato. Allora la domanda mia è questa: possibile che prima tutti invocavano questo tipo di intervento, questa svolta espansiva, sia nelle politiche fiscali che in quelle monetarie, senza che nessuno poi ne prevedesse gli effetti negativi? Cioè, a chi ci dobbiamo, la domanda dell'uomo della strada è questa: ma a chi ci dobbiamo raccomandare, noi comuni mortali, che prima ci indicano che l'austerità non va bene, bisogna allentare i cordoni, no, dell'emissione monetaria e della spesa fiscale, e poi dopo valutarne gli effetti negativi? Cioè, qui mi sembra che siamo in mano a una situazione in cui nessuno è in grado di fare una lettura chiara, puntuale, sistematica della situazione e di indicare la rotta anche della lotta politica. Perché io mi sono trovato disorientato, ti confesso, di fronte a questa situazione. Questa avevo da dire, una perplessità che mi porto dentro, scusatemi se ve l'ho condivisa, però a chi ci dobbiamo raccomandare noi comuni mortali? Ma dunque, diciamo che le politiche nel 2013-14, quando si avviò il programma, gli anticipatori del programma, il quantitative easing, in realtà era la finalità, come ho accennato prima, era di salvare il sistema finanziario. Semmai posto il problema delle politiche economiche dei paesi era quello di ridurre e comprimere la spesa sociale, di aumentare il più possibile gli avanzi primari di bilancio, quello che abbiamo visto per tanti anni, che era la politica europea, degli organismi europei. In realtà l'Europa, diciamo che la visione che nella ordinarietà, prima che ci fosse un'accelerazione della crisi, è stata questa, per un motivo semplice: le spese dello Stato di welfare costano, aumenta la pressione sociale sulle imprese. Lo Stato, nella visione neoliberista, è un costo, non è un servizio. Quindi, se aumentano in prospettiva i costi dello Stato, per questo deve essere dimagrito, deve essere digitalizzato, è un costo. Quindi, tu, Stato italiano, devi fare avanzi primari e devi spendere poco. Tu, Stato francese, eccetera. Anche se poi non erano uguali le condizioni. Diciamo che era una politica restrittiva, cioè mirava a determinare all'interno dei vari paesi degli avanzi primari di bilancio e così finanziare il proprio debito e finanziare, diciamo, fin quando questo è stata la politica per molti anni. Diciamo che a un certo punto la cosa, soprattutto con la pandemia, noi ricordiamo che il discorso, l'intervista di Draghi a Financial Times fatta l'anno scorso, quando scoppiò la pandemia. Siamo passati da il debito è un crimine, bisogna ridurlo, eccetera, bisogna che i parametri siano osservati integralmente, ve lo ricordate, la trattativa sullo zero virgola, eccetera, quelli che escono dal balcone e dicono che hanno ottenuto la possibilità di uscire al 2%, eccetera. Cioè si ragionava su queste, e poi ricordiamo tutti il discorso, diciamo,
del rimborso costituzionalizzato, la previsione addirittura prevista in Costituzione di un rimborso nel tempo, diciamo, del debito italiano, cioè previsto, è il principio che è stato inserito in Costituzione. Queste politiche restrittive rappresentano la visione non solo di una, di un pensiero economico, ma di un rapporto sociale. Il rapporto sociale è semplice, in una condizione di Stato ridotto al minimo, quando io ho tolto il foraggio, diciamo, alla bestia, dicevano in Friedman, no? Non gli ho dato più da mangiare alla bestia, che sarebbe lo Stato, io risparmio, cioè io incremento i profitti. È un rapporto sociale questa politica, non è una teoria economica, è un rapporto di classe, è un rapporto sociale. Naturalmente, quando ci sono rischi sistemici, quando rischiamo di cascare tutti, loro inclusi, è evidente come Draghi l'anno scorso ha detto: no, scusate, tutti gli anni prima avevamo scherzato, adesso viva il debito, tutto il debito possibile. Ve la ricordate l'intervista di Draghi? Quindi in sostanza siamo passati esattamente in che cosa? Perché c'era un rischio di sopravvivenza sistemico, quindi facciamo debiti, ristabiliamo i circuiti di pagamento, addirittura in crisi i circuiti di pagamento, eccetera, eccetera. Naturalmente questa operazione, che deve servire a mettere in sicurezza in una novità assoluta e con decrementi dell'andamento produttivo di quelli che abbiamo visto, che erano ipotizzati ancora l'anno scorso, una situazione del genere doveva trovare diciamo, degli interventi di supporto straordinari. Il quantitative easing per alcuni anni non è stato altro che un sostegno al sistema finanziario e al sistema delle imprese per fare profitti. È diventato poi nella pandemia una struttura di sostegno, di supporto, ma rimanendo sempre a queste politiche di debito, ma rimanendo sempre, non dimentichiamo, uno strumento che serve a quello che dicevo prima, cioè a rispondere con più finanza alla crisi. Non è che ha cambiato natura. Il discorso, diciamo, della finanziarizzazione del debito, eccetera, che accennavo prima, il circuito del debito e finanziazione, è la tendenza fondamentale. Naturalmente, quando Draghi affermò quello e disse che gli stati si devono indebitare, lo devono fare comunque a tempo, cioè si prevedeva una crisi, e tuttora lo sconvolgimento è che non si sa bene quando finisce, infatti è una situazione di instabilità politica determinata da queste vicende. Loro prevedevano che entro un breve tempo ci sarebbe stata una chiusura di questa operazione. Quindi noi interveniamo massicciamente, salviamo l'economia capitalista, ovviamente poi i disavanzi rientrano, sappiamo come, Gualtieri lo disse, in 10 anni rientriamo, dobbiamo fare avanzi primari tutti gli anni, la solita ricetta. Dice, intanto adesso noi diamo tutti i soldi e poi in 10 anni rientriamo dal debito. Si prevedeva questa fase limitata. Ora il discorso è più problematico. Quindi io non trovo, Andrea, nessuna particolare contraddizione. Dico che rapporto sociale di classe era le politiche restrittive che l'Unione Europea applicava, perché nella visione del rapporto sociale predominante, ricordiamo, la visione neoliberista prevede un ruolo ancillare degli stati, gli stati ridotti e ancelle. Allora è chiaro che devono costare meno e se hanno debiti devono rimborsarli prima e con celerità. Nello stesso clima possibile, naturalmente, ovviamente senza determinare, e nello stesso tempo, ecco, questa questione poi, quando è diventata un rischio sistemico, è chiaro che è stata detto l'esatto opposto, cioè indebitatevi perché adesso c'è bisogno di farlo, perché bisogna salvare. Naturalmente a tempo, come a tempo abbiamo visto, sono gli interventi di quantitative easing di questa quantità, 1.850 miliardi in Europa, sono una cifra enorme. Naturalmente questa è prevista, l'ho detto in prima data, a tempo, come a tempo è prevista diciamo lo sforamento dei parametri famosi, cioè c'è ma è a tempo, gli aiuti di Stato sono a tempo, tutto deve ricondurre, passata la parentesi, all'ordinarietà. Naturalmente per rientrare da sta tempesta c'è bisogno di politiche economiche all'interno dei vari paesi, in Italia molto severe, diluite. Noi sappiamo che in realtà queste politiche saranno poi realizzate nelle modalità che ho cercato di dire l'altro giorno, insomma, quando parlavamo del recovery. Quindi, Andrea, io non lo so, sono riuscito a... Diciamo, in America il discorso fu diretto ed è diverso, perché intervenne, hai detto bene, all'interno
delle aziende direttamente, lo Stato intervenne, a parte comprare i subprime, poi intervenne proprio nelle aziende in crisi, salvo poi uscirne dopo, perché questi, a me, gli aiuti di Stato, lo sappiamo, l'Unione Europea l'anno scorso li ha sollecitati, ha detto entrate nelle aziende, Stato entra nelle aziende, addirittura nel decreto rilancio era previsto un patrimonio destinato per entrare nelle aziende. Ma come? Entrarci per farle sopravvivere, aziende che non hanno problemi di essere decotte, secondo la visione, diciamo, liberista. Entro, le faccio andare avanti, sopravvivere, dopodiché esco, possibilmente guadagnandoci. E quindi io ho sempre guardato all'intervento che ha sollecitato l'anno scorso, per esempio, lo Stato per entrare nelle imprese, agli interventi dei fondi private. Cioè io entro in una società, la ristrutturo e vendo e ci guadagno. Cioè più o meno la concezione, e questa è la concezione, la visione che l'Unione Europea ha di queste questioni. Quindi io non ci trovo nessuna, sia l'indebitamento, viva il debito, del marzo, mi pare, 2020 di Draghi, sia quell'altra dei decimali che dovevano essere verificati, e l'Italia che andava sempre il rischio di procedure di infrazione, sono figlie della stessa cosa, cioè il rapporto sociale capitalistico. Ti posso... che c'era qualcuno che voleva parlare? Sì, vabbè, ma parlate, poi intervengo io. No, dicevo, il quantitative easing è una misura di espansione monetaria, non è una misura di espansione fiscale. Cioè fino a un certo punto si pensava che fosse sufficiente il discorso monetario, e la logica rimaneva quella che diceva appunto Raffaele ora, quella invece dell'austerità sul piano dello Stato. Poi a un certo punto, di fronte alla crisi indotta dall'epidemia, è venuto fuori che invece lo Stato si deve indebitare. Però cosa disse Draghi in quel famoso discorso? Bisogna indebitarsi per azzerare il debito privato, cioè a questo punto lo Stato si indebita, ma non per fare misure espansive sul piano sociale, ma misure che salvano l'impresa, e diciamo questo debito deve essere finalizzato a questo. Lo stesso governo diceva partecipiamo alle imprese in crisi, mettiamoci soldi, però poi quando sono risanate usciamone, cioè c'è il rifiuto di una politica economica dello Stato vera e propria, ma la logica è sempre liberista, aiutiamo il mercato quando non ce la fa, però poi deve essere il mercato che comanda. Un discorso, diciamo, alquanto diverso, ma non molto, è quello invece venuto con il Recovery Fund di cui ci parlò Raffaele la settimana scorsa, ma anche in questo caso, come lui peraltro ci disse chiaramente, i soldi hanno determinati indirizzi. Se si pensa che si paga caro il discorso di questa pandemia, perché abbiamo una sanità che ha subito tagli enormi, che non ce la fa a gestire queste cose, non abbiamo una medicina territoriale adeguata, non abbiamo una prevenzione adeguata, e the recovery fund dopo tanti tiri e molla, secondo l'ultima versione del governo Conte, veniva destinato l'8% alla sanità, e ora non so cosa farà Draghi, ci sta anche tagli qualche cosa, ecco, quindi diciamo io non ci vedo un'inversione della logica, io ci vedo il prendere atto che la crisi è talmente vasta che ci vogliono delle misure eccezionali, ma diciamo la logica è sempre quella liberista. Sì, volevo aggiungere anch'io alcune considerazioni, Raffaele, sollecitato un po' dal suo intervento, dalla domanda insomma, di Andrea, e da queste considerazioni che faceva Scani. Cerco di non ripetermi, però insomma la parte sono un po' le cose che dicevi tu e che diceva Scani.
Intanto io credo che appunto siamo in una fase appunto straordinaria. Io credo che questa pandemia, ecco, io mi ricordo che a marzo, aprile dello scorso anno, in molti abbiamo, come dire, sperato, questo discorso forse ho già rifatto, insomma, in altre occasioni, ma in molti abbiamo sperato di vedere passare il famoso cadavere, no? Del capitalismo che attendevamo da tempo. Ma non ero solo io, forse un po' così ingenuamente, anche compagni, altri compagni anche della Città Futura abbiamo fatto delle discussioni e in molti erano, come dire, in qualche modo vedevano questa situazione, vedevano anche una condizione, anche c'erano molti che, per esempio, che si erano, diciamo, che erano protagonisti di quei tagli ai famosi 37 miliardi, no? La sanità italiana, che andava in televisione a dire, appunto, a cospargersi il capo di scena, no? Abbiamo tagliato troppo, abbiamo sbagliato. Insomma, sembrava veramente, insomma, in alcune settimane, in tempi del lockdown, che ci fosse una specie di ravvedimento quasi operoso. Ma nel giro di pochissimo tempo, a partire dall'estate, invece si è visto soprattutto cioè, questi argomenti sono sempre più andati scemando e poi appunto c'è stata una netta, non inversione di tendenza, ma un ritorno al naturale, tra virgolette, diciamo andamento. E io ritengo che la pandemia sia vissuta dai, diciamo, chi detiene il potere economico, soprattutto e finanziario, come una grande, straordinaria occasione di ristrutturazione, di accelerazione del sistema, un sistema ormai appunto da più di 30 anni, anzi quasi 40 anni, in crisi da sovrapproduzione, che ha attraversato varie fasi, con crolli appunto anche nelle crisi enormi anche del processo di finanziarizzazione, eccetera. Quindi, ecco, noi stiamo secondo me assistendo a questo processo. E Draghi, per venire alle nostre miserie italiane, Draghi non è solo, come dire, l'esponente del sistema italiano, ma un esponente del sistema italiano appunto che ha i suoi, diciamo, agganci, ampi agganci internazionali, non solo europei ma internazionali, infatti insiste, continua a insistere in maniera sempre più, diciamo, netta sulla riavvio dei rapporti anche, no, di carattere, diciamo, atlantico. Ecco, insomma, non è casuale, no? Non è che è solo una cosa che si deve dire perché siamo nella NATO, insomma, è qualcosa che viene sottolineato costantemente in maniera sempre più forte. E è l'uomo dei poteri forti internazionali. Ora, non è Mandrake, non è Superman, o qualcuno con i superpoteri. Chiaro che poi deve fare i conti col pollaio, la palude, insomma, non so come definirlo, del mondo politico italiano. Ma lui ha tutta una serie di, non di strumenti, ma di agganci, di rapporti che in qualche modo diciamo metterà in atto, in azione. Lo Stato, l'intervento dello Stato, certo, sicuramente ci sarà, nessuno nega questo. Questa discussione un po' l'abbiamo affrontata anche con Andrea qualche tempo fa, rispetto al rilancio, no, del pubblico, diciamo, dell'intervento pubblico. Ecco, sicuramente è un elemento fondamentale, cioè voglio dire, è chiaro che se c'è una politica quantomeno espansiva sul piano di alcuni settori, è chiaro che permetterà diciamo, un minimo di, diciamo, di uscire da una crisi economica, insomma, che si preannuncia, che è già, insomma, particolarmente profonda. Però il quadro secondo me non è un quadro, diciamo, di carattere espansivo in senso keynesiano classico. Cioè, noi ci troviamo di fronte a due aspetti rispetto diciamo, al mondo e alla situazione del keynesismo anche del dopoguerra, del secondo dopoguerra, quando ci fu una politica espansiva e sviluppo appunto dello stato sociale, no? Del salario sociale, eccetera. Beh, ci abbiamo intanto manca, come dire, l'antagonista, perché
In realtà la Cina non è l'Unione Sovietica, per quanto io penso che non si possa liquidare la Cina come di un paese semplicemente a capitalismo di Stato, però insomma non è un paese, no, classicamente in antagonismo al sistema capitalistico, così come era, insomma, almeno per un certo periodo è stato sul piano sistemico e anche politico e militare l'Unione Sovietica. Non c'è una spinta di movimenti operai, di settori di movimenti di massa che in qualche modo appunto lottano per ottenere diritti, ma siamo, come dire, asserragliati e siamo sempre più in difesa rispetto a quello che sta accadendo. Quindi ecco l'intervento, appunto, la cosa che diceva Raffaele, l'intervento dello Stato è un intervento che di fatto serve a rilanciare l'efficienza del sistema, ma in chiave di mercato. Cioè si interviene sul, ecco, a me fa paura quando viene detto che si investe nella sanità pubblica, ma abbiamo l'occhio, perché sono cose che sono sfuggite, no? In qualche modo sono state accennate, si ha l'occhio al sistema lombardo della sanità. Cioè, ma voglio dire, ma stiamo scherzando, nel senso il sistema lombardo è un sistema con delle eccellenze, dopodiché c'è il deserto territoriale, e infatti si vede che, e si continua a vedere, cioè, se quello è il modello che già viene diffuso anche nel resto d'Italia, anche in Toscana, per quanto ancora in fase embrionale, significa la distruzione di quel poco che resta di sanità pubblica. Ecco, quindi l'intervento dello Stato, il finanziamento, ecco, i miliardi che arriveranno, la mia idea, la mia impressione, e chiudo, scusate, la sto facendo troppo lunga, è quella che verranno utilizzati appunto anche per esempio per il rinnovamento della pubblica amministrazione, anche sulle scuole per la digitalizzazione, ma tutti questi sono modernizzazioni che non è che vanno dietro a un modello, per esempio quello della scuola, a un modello pedagogico, no? A una riflessione su come appunto rilanciare la capacità appunto di sviluppo culturale e di formazione culturale delle nuove generazioni, ma in chiave chiaramente funzionale al sistema economico, produttivo e appunto digitale. Ecco, quindi mi sembra che le leve dello Stato siano sempre più utilizzate per riattivare un processo di nuova valorizzazione, riattivare appunto una nuova fase di ciclo economico, che però non va per niente nella direzione, come dire, di un superamento, se non di un superamento, anche solo di un alleggerimento appunto riforma del modello del sistema capitalistico. Questa è un po' l'impressione che posso intuire da quello che sono i primi passaggi anche di questo nuovo avventura di Draghi nell'agone politico italiano. Volevo un attimo intervenire, se posso. Allora, dunque, tornavo un attimo anche sulle questioni che aveva posto prima Andrea, e volevo anche in qualche modo ritornare anche poi al rapporto che c'è tra la finanza e poi l'economia reale produttiva europea, cioè nel senso che noi abbiamo visto che la centralità della Germania ha prodotto fino all'anno scorso, fino a prima del Covid, un'economia neomercantilista votata all'esportazione, quindi di prodotti a alto valore aggiunto, alta tecnologia, che sono stati in parte hanno beneficiato del mercato cinese che ne ha assorbiti, finché in qualche modo il mercato cinese, il sud-est asiatico, ha assorbito soprattutto ovviamente l'automotive tedesco, che è più importante del mondo. Abbiamo visto che i disavanzi commerciali sono stati sempre positivi, la politica neomercantilista tende a deprimere il mercato interno, e quindi ecco le politiche anche di austerity che comunque sono funzionali a queste politiche esportative,
Nel momento in cui queste si inceppano, perché la Cina magari assorbe meno e sono andate tutte in crisi, le grandi aziende tedesche, l'Audi, addirittura pacchetti di decine di miliardi di licenziamenti, l'Audi, la Bosch, la Volkswagen, c'è cioè la necessità di dover aumentare il mercato interno. Ecco che quindi al limite hai necessità che poterti anche indebitare, perché devi mantenere il volume dei consumi alto e quindi devi praticamente puntare sui mercati interni. Questo, diciamo, era un po', diciamo, il primo aspetto. Il secondo, per quanto riguarda anche la questione dello Stato, lo Stato interviene in economia in un settore fondamentale, è quello delle armi. I finanziamenti legati, diciamo, al sistema militare sono sempre finanziamenti pubblici. Per esempio, gli Stati Uniti è una grande potenza economica e militare e ha un sistema di 100.000 aziende che formano il suo diciamo, apparato industriale, finanziario e militare, che sono 100.000 aziende che lavorano in un mercato protetto, è un mercato in cui non può entrare nessuno per sicurezza nazionale. Poi c'è un nemico alle porte che con cui fare guerra, e quindi, diciamo, a maggior ragione è un sistema estremamente, diciamo, gonfiato poi dal debito pubblico. Noi per esempio in Italia nessun politico dice: guardate, ma noi spendiamo tra i 70 e gli 80 milioni in armamenti al giorno, e questi sono fuori da ogni discussione politica ed economica. Per esempio, queste, cioè, sono cifre di cui non si parla assolutamente. E non ci sono i soldi per la spesa sociale, non ci sono i soldi per la sanità, non ci sono i soldi per la scuola e così via. Quindi, diciamo, su questo aspetto il ruolo ovviamente dello Stato, come diceva prima Raffaele, ricalca pari pari rapporti di classe e rapporti di produzione ci sono tra le classi. La cosa che volevo domandare, diciamo, alla fine di queste considerazioni, anche diciamo, a Raffaele, è la questione dell'euro di serie A e l'euro di serie B, cioè nel senso che l'euro come moneta di riserva praticamente si basa su un pacchetto di nazioni che comprende la Germania, l'Olanda, l'Austria, la Finlandia e taglia fuori i paesi mediterranei, poi, fondamentalmente. Ecco, volevo chiederti un po', diciamo, qualcosa in più su questo, diciamo, su questo euro di serie A che fa da riserva e l'euro di serie B che in qualche modo poi va al traino di quello di serie A. Sì, diciamo che le questioni dette sono troppe per poter, sia negli interventi, cioè, diciamo che vorrei limitare a troppo, nel senso che sono tutte cose chiaramente così vaste che non sono io in grado di sintetizzare delle risposte anche rispetto all'intervento di Giovanni, che ha toccato tante questioni. Insomma. Diciamo che io penso che gli interventi dell'area euro, l'area economica euro, e in questa fase ha un rapporto complesso, dialettico, con le altre aree, lasciamo stare definizione, diciamo le altre aree economiche. Certamente io sono d'accordo con te, Mario, quando dici che, ma questo è sempre stato in Germania, che ci sono economie proiettate all'esportazione mercantilista, e questa proiezione secolare dell'economia tedesca al mercantilismo, agli avanzi commerciali, alle esportazioni, ha prodotto una serie di conseguenze nelle politiche economiche interne, anche se nel tempo è molto variata. Adesso, diciamo, da quando ci furono, tu le ricorderai, le riforme strutturali di Schröder, la Germania ha cambiato passo da uno Stato, un welfare che era più sviluppato, nonostante le politiche mercantiliste, nei primi 20-30 anni dopo, anzi più, diciamo in tutto il secolo scorso, all'inizio di questo millennio, Schröder ha impostato e ha ristrutturato le politiche del welfare, perché ha risposto così alla crisi, come ricordiamo, dell'economia tedesca, cioè in sostanza ha ribaltato, e gli effetti si vedono adesso anche nel rapporto rispetto al lavoro, le pensioni, le retribuzioni, questo lo ricordiamo. Tu
tutti quanti, l'Agenda 2010 mi pare si chiamasse, quella di Schroeder, che poi tutti gli altri hanno ripetuto. E hanno... Io penso che l'euro di serie B sia necessario, come l'ha chiamato Mario, come l'euro di serie A, cioè la costruzione dell'euro, ritengo, l'Italia per esempio, è necessaria, cioè è impossibile pensare a un euro. Per quale motivo? Intanto perché, come tu sai meglio di me, l'economia, quindi più che parlare di euro di serie A e di serie B, parlerei in questi termini. Ci sono economie straintegrate, per esempio l'economia italiana con quella tedesca. Tu sei meglio di me, sei uno studioso di queste cose, che l'integrazione, l'Italia non solo è integrata nelle fasi del processo produttivo, ma come fornitura, come fasi produttive, cioè l'economia soprattutto del nord Italia sostanzialmente è intrecciata talmente forte con l'economia tedesca che è impensabile qualunque tipo di cosa, diciamo, che possa... Quindi il salvataggio, tra virgolette, dell'Italia, cioè il discorso del whatever it takes, fu anche quando i tassi dei bot, lo ricordiamo, andavano al 6-7% in quel periodo in Italia, tassi dei bot a un anno, a sei mesi, e c'era il rischio dell'insolvenza italiana, oramai i mercati scommettevano, come ricordiamo, sul default dell'Italia, il che significava il suo fatto, la caduta alla fine dell'euro, il che significava ricadute sull'integrazione economica dei vari paesi, in particolare dell'Italia con la Germania, come prima e seconda manifattura, che sarebbero stati insostenibili per l'economia capitalistica europea. Per cui abbiamo visto, d'altronde, questo è vero, che c'è stato dei tentativi, ma io li considero politici, di fare una specie di euro mediterraneo, dei paesi mediterranei, con una sua politica anche commerciale. Io penso, per esempio, che la Spagna, quando ebbe la crisi bancaria, fu sostenuta direttamente, e entrarono nel capitale le banche, lo ricordiamo, le banche, lo accennavo, il MES fece quell'intervento sulla Spagna che l'Italia non fece, e fu un intervento concordato, cioè la Spagna... come l'Italia, io non conosco a sufficienza l'economia spagnola rispetto, però dico che sicuramente è impossibile per i paesi, sicuramente fra le due manifatture, naturalmente, pensare a qualcosa di diverso ora di una politica dell'euro. Cioè uscire ora, fare il discorso di tornare, non che io lo sostengo questa, dico impossibile per le reciproche interconnessioni fra le economie, che sono tutte economie capitalistiche con sfumature diverse e con caratteristiche diverse, uscire da questa dinamica oggi. Io penso che le aree economiche e valutarie nel mondo, anche per esempio l'accenno che tu facevi alla Cina, alla moneta di riserva, sicuramente l'euro è moneta di riserva. Sicuramente la Germania è integrata, una grande parte della sua manifattura è integrata con l'economia cinese. Addirittura mi consta che il rapporto e i dazi messi su alcune aziende cinesi che erano fornitrici di aziende tedesche decentrate in Cina, dazi che ha messo Trump, rispetto alla produzione di semiconduttori, hanno trovato la veemente risposta nippo tedesca, cioè la Germania ha difeso praticamente, cioè è andata contro direttamente gli Stati Uniti. Voi perché era andata contro quella, che cosa? L'integrazione che sta avvenendo, è presente in Cina, sono molto integrate l'economia tedesca e quella cinese, ma non solo in termini di esportazione. La Germania produce, ci sono catene proprio che sono in Cina e fornite direttamente dalla Cina. La Cina che dà delle e naturalmente la Cina ha bisogno, per esempio, hanno bisogno di questi semiconduttori, e l'America ha colpito le aziende che forniscono semiconduttori anche in Cina con le sanzioni. No, non solo le aziende americane. L'economia tedesca è legata alla Cina e allo stesso tempo è concorrente con la Cina. Ci sono questi rapporti, io li chiamo dialettici, che sono i rapporti di forze che tendono, a seconda delle varie condizioni esterne, o in una direzione o in un'altra, ed è proprio qua
avere il polso della situazione, che non è facile avere, capire queste tensioni, dove, qual è prevalente e dove puntano. Le condizioni esterne mutano, tante condizioni mutano, possono mutare anche queste questioni. Ora è impensabile staccare la Germania dalla Cina, è impensabile staccare, come vorrebbe l'America, anche da certe forniture, diciamo, energetiche che la Germania sta ottenendo attraverso il gasdotto. E infatti la Germania le difende queste cose, difende perché difende la propria economia, la propria accumulazione, non è che le difende perché ha... Noi, tornando a noi, diciamo, l'Italia, io sono stato molto colpito da una cosa in questi giorni, non so se l'avete notata anche voi, che il programma Transizione 4.0 è stato lasciato a Giorgetti, mi pare si chiama, cioè quello della Lega. E mentre hanno ceduto al tecnico, diciamo, della, come si chiama, della transizione ecologica, ma non mi ricordo il nome in questo momento, che è un fisico, insomma. Cingolani. A Cingolani hanno ceduto una serie di cose che riguarda l'energia. Hanno svuotato in parte competenze del Ministero dello Sviluppo Economico che aveva prima e le hanno trasferite. Ma Giorgetti ha tenuto su una questione, secondo me è ovvio. Transizione 4.0 è una questione che riguarda soprattutto tutta l'Italia, ma riguarda che appunto sarà finanziata, a parte finanziata dal bilancio italiano, ma sarà finanziata dal recovery, riguarda soprattutto la transizione di queste aziende, riguarda il sostegno, il credito d'imposta di queste aziende, del nord soprattutto. E naturalmente questa questione della transizione 4.0 secondo me verrà orientata, per quanto io ho potuto capire, lui ancora non si è sbilanciato, ma questa questione faceva parte degli accordi di governo, che doveva rimanere alla Lega, cioè doveva rimanere al Ministero. Io penso che sia rivolta a rafforzare ulteriormente le interdipendenze, le interconnessioni con, attraverso ovviamente tutto quello che sappiamo, di cui abbiamo parlato l'altro giorno, transizione 4.0 con la Germania. E questa è la caratteristica di questa macro area economica che riguarda anche il nord Italia, questa macroeconomica. Il resto non so come vedere, non esiste una politica del mezzogiorno in Italia più. Esistono delle aree, diciamo, che devono essere coese, sono aree di povertà o di arretratezza, diciamo, economica, considerate così, in cui ci deve essere un intervento di supporto, che però non ha la programmazione che aveva in Italia la Cassa del Mezzogiorno, insomma, tutta una politica di tipo diverso, insomma. Quindi in mancanza di una politica del Mezzogiorno, forse noi non ci rendiamo conto, in Italia da 30 anni non c'è una politica del Mezzogiorno, voglio dire, io vedo molto bene questo, chiaro in questo processo del recovery, la presenza politica ed economica di certe aree del paese, non di altre, molto meno. Poi, non so, io l'ho sentito forse andando io pure un po' così non ricordo se c'era Mario, no, non ho capito bene, io l'ho capita come l'ho detta, l'ho capita bene la tua domanda, Mario, sulla questione o no? Sì, no, l'ho capita bene, insomma, sì, no, ma poi hai risposto. Quindi. No, a me, Raffaele, hai chiarito bene questo aspetto, perché io quando c'è stato il famoso intervento di Draghi sul Financial Times, vedendo un po' il contesto, pensavo che comunque, al di là dell'invito appunto a non seguire più l'austerity e far debito, ma ci fosse anche un riorientamento verso una spesa pubblica e un ruolo dello Stato e anche una maggiore attenzione a fare anche qualche politica di tipo keynesiano. Invece, da quello che ho effettivamente
ho realizzato è che il Recovery Fund ha dietro le spalle questa enorme vicenda di supporto dell'economia finanziaria che è legato al discorso dell'espansione monetaria. Per cui alla fin fine non è sbagliato il discorso che lo Stato è da ridimensionare e che il mercantilismo e il neoliberismo in qualche modo sono ancora dominanti. Tra l'altro, giustamente è stato detto che è mercatista la Germania perché tende a fare politiche di avanzo commerciale, ma sostenere l'attività finanziaria è comunque un'attività, è un mercantilismo, cioè c'è una regressione del capitalismo verso il mercantilismo. Non è casuale che tu prima facevi l'esempio di Carlo V che si era finanziato dai Fugger e in cambio gli dava lo Stato, no? Quindi praticamente la dinamica è di continuità con quello che c'era prima, di ristabilire al più presto le regole che sono quelle determinate dal neoliberismo, e anche la stessa vicenda per cui è stato tirato in ballo Einaudi e impropriamente il dopoguerra, è perché Einaudi comunque ha fatto come dire, una politica che ha fatto chiudere tante aziende a loro togliendo delle protezioni, quindi c'è stata una politica selettiva a livello aziendale e in questo richiamerà quanto vorrà fare Draghi e questo implica ancora più debito pubblico perché comunque sono state date per tante attività economiche delle garanzie su questi prestiti da parte dello Stato. Per cui praticamente, fondamentalmente, questa distruzione creatrice è solo distruzione di settori arretrati che non tengono, che non stanno sul mercato e si punta a settori innovativi che hanno margine di profitti notevoli. Ma fondamentalmente la questione di stagnazione permane, la deflazione salariale permane, la distruzione del welfare rimane, la scuola accentuerà le politiche di aziendalismo e di legame col mercato del lavoro e niente, quindi mi pare che sia una restaurazione praticamente quella di Draghi. Lui anche la politica che fa è una politica dell'offerta, nel senso che si danno soldi alle aziende. Cioè, in senso sotto forma di incentivi, più ovviamente tutta una serie di cose che riguardano le infrastrutture necessarie e su quello lo Stato spenderà. Ecco, questo è un po' il quadro che mi pare che si stia delineando. Sì, ma permettete una curiosità se ve la trasmetto. Avete seguito 2 giorni fa la questione, a proposito del ruolo dello Stato, della Telecom Italia che è cresciuta del 10% in un giorno, 9%, no? Andando a esaminare le cose, stiamo vedendo dei fenomeni che in passato si vedevano. Cioè, viene fuori che fiscalmente una legge che è stata che di poco tempo fa che è adattata è applicata a Telecom, è stata applicata al Monte dei Paschi, sono molto importanti nelle fusioni bancarie e che praticamente permetterà a Telecom di pagando un'imposta di 700 milioni di non pagare per 18 anni praticamente le tasse, usando un meccanismo tecnico che diciamo permette, se uno pensa di fare utili, di anticipare anziché diluirle, spalmare, di anticipare alcune perdite che prevede e che ha realizzato. Anziché in un periodo, un certo numero di anni, subito. È lo stesso discorso che è valso per le sofferenze del Monte dei Paschi di Siena, che lo Stato ha detto: vi diamo in dotazione se ve la comprate 4-5 miliardi, che sono appunto le perdite del Monte quando ha fatto le cessioni delle sue sofferenze, e crediti a sofferenza, le perdite che noi lo trasformiamo sostanzialmente in capitale. Cioè, una struttura fiscale che prevede a un oligopolio, come una società oligopolista come Telecom,
di non pagare tasse per 18 anni, ma io non me la ricordavo. Ma non perché ce l'abbia con Telecom, dico soltanto che noi assistiamo oggi a questa. La stessa logica c'è nelle transizioni 4.0, in questi interventi di grossa portata. Naturalmente ritengo che la società, lo Stato, debba essere rimodulato, la società costruita in un certo modo perché questo possa andare avanti più tempo possibile. Fermo restando che le dinamiche economiche sfoceranno comunque in un dato permanente, che è il dato della finanziarizzazione, che significa l'altra faccia della crisi, la finanza è la figlia della crisi dei processi produttivi, della crisi di un sistema che non è capace di crescere, di riprodursi in maniera allargata, diceva Marx. La riproduzione o è uniforme o addirittura è in maniera ristretta, fermo restante che è sempre arretrata perché i mezzi di produzione nel frattempo e la produttività è cresciutissima. Quindi se io rimango fermo, a produttività cresciuta vado indietro. Quindi il discorso che vediamo, però non dimentichiamo mai una barra, la crisi strutturale di cui la decadenza, Lenin parlava di decadenza, sistema decadente, la crisi strutturale che abbiamo di questo sistema produce cartolarizzazioni, finanza, circuiti abbreviati. La finanza ha delle dinamiche che controlla nel breve periodo il movimento capitalistico. Nello stesso tempo non esisterebbe se non esistessero dei potenti fattori economici che le hanno permesso di nascere e di svilupparsi. A sua volta interagisce sul processo economico cercando di governarlo. Questi rapporti sono mutevoli, entrando in questa logica di mutevolezza di forze che all'interno stesso del gruppo dominante noi dobbiamo essere capaci di fare la nostra politica, leggendo le politiche nome degli stati, ma soprattutto queste cose qui. Come è possibile, domando a voi, prescindere dalle politiche delle banche centrali? Come è possibile non vedere questa massiccia, ho chiamato staccato l'iceberg della finanziarizzazione? È un iceberg in cui tu dici la difficoltà io non la faccio facendo Keynes, mi dispiace, ma è fuori luogo, non esiste una politica, non può esistere, non esiste. Esiste una politica, come ho detto, mirata a sostenere certi settori che vengono ritenuti produttivi e profittevoli attraverso dei sistemi nuovi, che poi sono i sistemi del recovery, sono sistemi diversi, gestiti in maniera diversa, eccetera. Gli stati, come lo Stato di altri stati, non hanno nessuna autonomia, perché che tipo di autonomia lo puoi fare solo se è all'interno di certi processi. Ora, tutti i paletti sono stati tolti perché c'è la crisi pandemica e tutti rischiano di morire, ma morire nel senso economico, oltre che purtroppo nel senso fisico. Ma dico, il discorso verrà ripreso nel punto, non proprio dove è cominciato, ma quasi. Ma se noi dimentichiamo questa questione, che oggi l'economia capitalistica è un'economia in cui l'attività, il capitale, non il capitale finanziario, perché Lenin il capitale finanziario intendeva le holding, intendeva il capitale commerciale, il capitale bancario, il capitale in cui le categorie di profitto, reddito e interesse, per usare i termini marziani, erano e il dazio, che dovevano il plusvalore pagare all'interesse e alle altre componenti, per poter riprodursi, no? Sono società in cui questo accade, ovviamente, perché la riproduzione economica esiste in maniera ristretta, perché rispetto alle forze produttive è molto arretrata, rispetto alla potenzialità, quello che loro chiamano il potenziale è molto più elevato di quello che esiste. Ma questa crisi strutturale della finanza deve essere il modo di, secondo me, di partire per... E quindi il cuore pulsante oggi del capitalismo e le politiche della banca centrale. Se non riusciamo noi, ecco questo è il punto, ad avere coscienza e chiarezza di questo movimento finanziario ed economico e di come si traduce nella politica degli stati, e non riusciamo a fare politica intorno a queste cose, siamo fuori.
Comunque, io nulla, a conclusione di questa, se mi permettete, di questo ciclo, volevo ringraziare quelli che hanno avuto, non per chiudere, soltanto perché sennò me ne dimentico dopo, quelli che hanno avuto la pazienza e mi hanno anche, diciamo, lusingato con la loro presenza, e ringraziare Giovanni che si è, e Ascanio che sono, secondo me, fanno un'opera meritoria, cioè fare, dibattere alcune persone che vogliono fare qualcosa relativamente alla loro storia e alla situazione anche in cui ci si trova. Io li ringrazio perché non è facile, nelle condizioni dell'oggi, parlare di queste cose e organizzare degli incontri su queste cose, insomma, ecco, chiudendo proprio il ciclo, insomma, delle mie relazioni. Ma io sì, intervengo brevemente per ringraziare ovviamente Raffaele per queste quattro lezioni veramente, cioè, dense, importanti, insomma, che hanno dato tanti elementi sia tecnici che di riflessione in generale. E ricordo a chi vorrà continuare a partecipare alle nostre iniziative, alle lezioni, che ci saranno altri incontri. Io ho inviato a molti di voi e credo il programma. Appunto, che continua con i prossimi incontri. Ogni giovedì mando una promemoria, diciamo, della lezione del giorno dopo. Quindi, se volete continuare ovviamente a seguire le varie lezioni, insomma, i vari incontri, gli approfondimenti, ovviamente non ci fa che piacere. E poi, insomma, predisporremo, come anticipavamo prima, con Mario e con Raffaele, un lavoro poi per l'anno prossimo, insomma, ovviamente finiamo questo ciclo, diciamo, questo anno accademico, come viene definito, insomma, questo ciclo di incontri, di lezioni, e poi continueremo appunto con queste attività. Quindi io ringrazio tutti per la partecipazione. E spero appunto che continuate a seguire e a partecipare. Di nuovo grazie a Raffaele, Mario e tutti i compagni e le compagne che hanno partecipato. Un abbraccio, Arrivederci a tutti, ciao. A presto, speriamo di vederci di persona. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Elena, ciao Ciao, Nino, ciao. ciao Paolo. Dai, speriamo di vederci presto. Ciao Sì, è Giovanni. appena. La prospettiva è rossa più che gialla. Sì, è un rosso, però quello Ciao a giusto. tutti. Il rosso serve solo Ciao. per castigarci. Io, come vedete, sono in zona gialla permanente, ho questa bella Ecco, luce gialla sei che ottimista. mi Sei avvolge. ottimista. Ciao. A presto, ciao, ciao, ciao.